Ciao bambini, sono ancora io, Andrea, da Bologna, e oggi faccio questo video per presentarvi un'altra attività da fare con la tavola di Raisin. Allora, prima di tutto ci servirà una tavola di Raisin. Prendete una che avete già preparato in passato oppure ne disegniamo una nuova, così come abbiamo già fatto altre volte. Poi vi propongo di colorare una casella, sceglietela voi, a vostro piacere. Mettete in pausa mentre lo fate. Avete colorato una casella? Vi faccio vedere quella che ho scelto di colorare io. Ecco qua, io ho scelto questa. E poi, subito dopo, preparo un cartoncino che abbia esattamente le stesse dimensioni della casella che ho colorato. Beh, non importa se non avete un cartoncino, potete anche prendere un foglio di carta normale. L'importante è che poi lo coloriate con lo stesso colore che avete utilizzato per la casella. Mettete in pausa mentre fate questa cosa. Fatto? Ecco. Io ho fatto il mio cartoncino. Controllo che sia proprio delle stesse dimensioni della casella che ho colorato. Poi, su questo cartoncino, ci scrivo sopra la moltiplicazione a cui corrisponde. Nel mio caso è 4x3. Voi scrivete la moltiplicazione che corrisponde a quello che avete ritagliato voi. Poi mettiamo via questo cartoncino. Ok, avete scritto la moltiplicazione sul vostro? Quando avete fatto, andiamo avanti colorando un'altra casella. Ma attenzione, stavolta non può proprio essere una qualsiasi, deve essere una casella che si trovi nella stessa riga di quella che già avete colorato. Per esempio, io ho deciso di colorare quella lì. Vedete, le mie due caselle colorate si trovano nella stessa riga. Mi raccomando, voi scegliete una casella che sia nella stessa riga di quella che già avete colorato. Mettete in pausa mentre lo fate. Fatto? Bene, anche per questa casella adesso dovremo ritagliare un cartoncino, grande, proprio uguale uguale, delle stesse dimensioni. E anche su questa scriveremo la moltiplicazione a cui corrisponde. Nel mio caso, 4x5. Chiaramente voi scriverete la moltiplicazione che corrisponde alla casella che voi avete scelto di colorare. Mettete in pausa mentre preparate anche questo secondo cartoncino. Ok, avete entrambi i cartoncini? Benissimo. Allora, mettiamo via la tavola di Lesan e utilizziamo solo i nostri cartoncini. Utilizzate questi due cartoncini per unirli insieme a formare un unico grande rettangolo, ma non devono sovrapporsi. Potete poi attaccarli insieme usando lo scotch. La domanda che vi lascio è questa. A quale moltiplicazione corrisponderà questo grande rettangolo che troverete unendo i vostri due cartoncini? Incollate i cartoncini sul vostro quaderno e scrivete la moltiplicazione a cui corrisponde. Poi condividete il lavoro che avete fatto con la vostra maestra o con i vostri compagni, scrivendo con le vostre parole una descrizione del procedimento che avete seguito e della moltiplicazione che avete ottenuto. Buon lavoro, bambini!